Per quanto riguarda la ricostruzione del disciolto partito fascista, dobbiamo ricordare una figura integerrima e importante in questo ruolo che è Bianchi di Spinosa. Cioè è doveroso ricordare i giudici che all'epoca non esistevano le toghe rosse, ma erano giudici che difendevano la democrazia e la libertà dal partito fascista in cui Almirante erano dei personaggi chiave. Io ho intuito che Almirante parlava della congiura. Ovviamente anche lui, come qualcuno che noi conosciamo bene, che io non nomino di proposito, parlava di una congiura dei giudici e l'altro giudice si chiamava Sinagra, tanto per la correttezza giornalistica della cosa. Ecco, io voglio sapere questo fatto che Almirante con le spalle al muro dice che è una congiura di coloro che lo vogliono eliminare per via politica attraverso i giudici. Che invece poi sappiamo che è stato il Parlamento che aveva votato il suo tempo e mi pare che Andreotti si oppose. Andreotti si oppose. Il 72 però è anche l'inizio è la continuazione degli attentati, perché c'è Peteano, per esempio, e tu nel tuo libro usi tantissimo Vinci Guerra, che è uno di quelli con i quali hanno preparato l'attentato ai tre carabinieri a Peteano quando hanno aperto la fine la porta della 500 ed è esplosa, sono morti in tre. Questo tentativo di difesa di Almirante è l'uomo con le spalle al muro o è l'uomo che ha sempre qualche carta da giocare perché le sue connivenze forti a livello economico, a livello finanziario, a livello politico, internazionali, sa già come andrà a finire, cioè dice sì, tanto voi tenterete di fare questa cosa, ma io sono praticamente un intoccabile perché con tutte le cose che so, tutta la gente che manovro, tutti i denari che sono a conoscenza, tutti i segreti che ho per le mani, è sicuro del suo gioco oppure è stato un grande bluff che è riuscito a resistere? Quando inizia l'inchiesta su Almirante e sul movimento sociale, siamo già alla fine di una parabola, che è quella parabola, come si può dire, la parte ascendente, diciamo così, del movimento sociale nella Repubblica. Il movimento sociale, e non è un caso, ottiene i risultati più importanti dal punto di vista elettorale tra il 1969 e il 1973. Cioè, esattamente con la nascita, lo sviluppo e poi la fine della strategia della tensione, cioè delle stragi del nostro paese. Il 12 dicembre del 1969 si verifica la strage di Piazza Fontana a Milano. Nel 1972 c'è la strage alla questura di Milano. E ancora, prima, nel 1970 lo menzionavo, il golpe Borghese, nel 73 il tentativo di colpo di Stato che passa con il nome di golpe della Rosa dei Venti, nel 1974 ancora due tentativi di colpo di Stato, tra cui quello cosiddetto Bianco di Sogno, e le stragi di Brescia e dell'Italicus. In questo arco di tempo il movimento sociale ottiene il massimo storico, l'8,7% alle elezioni del 1972, alle elezioni politiche. Consenso che supererà soltanto nel 1994, quando non sarà già più il Movimento Sociale, ma Alleanza Nazionale alleata nel campo del centrodestra con Berlusconi e la Lega Nord. Raggiunge cioè il suo apice nel momento di maggiore disgregazione del sistema democratico nel nostro paese. E non è un caso, perché l'idea che il movimento sociale ha alla base della sua politica è quella appunto della delegittimazione sul piano dell'ordine pubblico della Repubblica Democratica Costituzionale. Qual è la logica? La logica parte da un concetto, potremmo dire, filosofico. Il movimento sociale e i fascisti guardano allo Stato in senso hegeliano, lo Stato come stato etico, separato cioè nella sua concretizzazione materiale dallo Stato costituzionale costruito intorno al perimetro appunto della Magna Carta. E quindi distruggere sul piano dell'ordine pubblico la legittimità agli occhi dei cittadini dello Stato democratico
significa poter rivendicare, nella logica dei, dei neofascisti, lo Stato forte. Noi non siamo contro lo Stato, dirà Almirante in un comizio, noi siamo contro questo Stato. Noi non siamo contro l'idea dello Stato forte, dello Stato che mantiene l'ordine, che mantiene la pace sociale. Noi siamo contro lo Stato che attraverso la Costituzione consente gli scioperi, consente le manifestazioni, consente il blocco della produzione, consente le vertenze sindacali. Quello sciopero lì, quelle manifestazioni lì sono possibili perché esiste la Costituzione. Quindi rimuovere la Costituzione restituisce allo Stato il suo principio di esercizio della forza assoluta. Questa è la logica. E questa logica trova nella strategia della tensione un elemento fattuale. Quando il 12 dicembre del 1969 esplodono più ordigni, perché noi ricordiamo la strage del 12 dicembre di Milano, perché a Milano c'è una strage, si verifica una strage, ma gli attentati in realtà sono costruiti e realizzati non solo a Milano ma anche a Roma. E quindi nella nostra ricostruzione, potremmo dire controfattuale, dovremmo immaginarci nell'Italia del 1969, nell'Italia c'è attraversata dal 68 studentesco prima e dal 69 operaio poi, l'immagine di un paese sconvolto con attentati dinamitardi che, ricordiamocelo, rappresentano al 12 dicembre del 1969 il più grave fatto d'armi contro civili italiani dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Il che significa che prima della strage di Piazza Fontana, civili italiani coinvolti in quel numero e in quelle forme, in episodi dinamitardi o di strage, in fatti militari, erano stati colpiti dai tedeschi durante l'occupazione nazifascista. Quindi lo shock dell'opinione pubblica è tale da poter far pensare, questo sottende la strategia della tensione, da far pensare ad un provvedimento d'emergenza. Un provvedimento d'emergenza che è assolutamente lecito, perché al 1969 è ancora in vigore il codice Rocco, cioè il testo unico di legge di pubblica sicurezza, che negli articoli 214, 215 e 216 prevede in stato di guerra, e lo abbiamo appena detto, la strage di Piazza Fontana è il più grave fatto d'armi dalla fine del secondo conflitto mondiale, in caso di guerra, di pericolo nazionale, il testo unico di legge di pubblica sicurezza prevede la sospensione della Costituzione, la messa in mora del Parlamento e la concentrazione del potere esecutivo nelle mani di tre sole figure: il Presidente della Repubblica in qualità di comandante delle forze armate, il Ministro dell'Interno in qualità di responsabile dell'ordine pubblico e il Presidente del Consiglio in qualità di capo del governo. Questa è la logica che segue la strutturazione dell'operazione paramilitare di Piazza Fontana. Attaccare dei civili, far ricadere dal punto di vista semantico dell'immaginario collettivo la responsabilità sull'estrema sinistra, cioè sui comunisti, i movimentisti, gli anarchici naturalmente, che sono gli stessi soggetti che dal 68, per tutto il 68 e per tutto il 69 hanno organizzato gli scioperi, le manifestazioni, le astensioni dallo studio nell'università, e quindi fa ricadere nell'immaginario collettivo la responsabilità su quella matrice. Infatti le bombe dove vengono collocate? Vengono collocate dentro le banche, il simbolo del capitalismo, e a Roma davanti all'altare della patria, il simbolo del nazionalismo. Quindi obiettivi immediatamente riconoscibili come obiettivi di sinistra, nella logica appunto di evidenziarne la responsabilità. A quel punto la sospensione della Costituzione, la concentrazione del potere nelle mani dei tre vertici politici che abbiamo detto prima, di fatto porrebbe la nostra Repubblica in una riformulazione degli equilibri istituzionali che, mettendo in mora la Costituzione, metterebbero in mora anche i soggetti politici che ne hanno dato vita, Partito Comunista in primis. In questa logica viene sviluppata quella strategia.
e la delegittimazione di fronte all'opinione pubblica dello Stato democratico costituzionale passa appunto nella denuncia della incapacità di tutelare la sicurezza dei cittadini, perché il richiamo alla sicurezza dei cittadini, e lo abbiamo visto in epoca moderna con le guerre preventive dopo l'11 settembre, è un principio attraverso cui, per esempio negli Stati Uniti, è stata sospesa la Costituzione attraverso il Patriot Act. Cioè il dispositivo militare che si innesca e la sua ricaduta sul sistema politico delle garanzie dei diritti costituzionali è una connessione talmente stretta e talmente rapida nella sua funzionalità che nel 1969 rende possibile l'immaginarsi di una conclusione della vicenda di quel tipo. Vicenda che non si conclude in quella maniera per una serie molto diversa, molteplice di ragioni, magari poi ci ritorniamo. È sempre Moro dal carcere delle BR a ricordare e a ricostruire in maniera abbastanza incredibile quella vicenda. Almirante, alla fine di questa parabola, per rispondere alla tua domanda, Bruno, si trova da un lato alla fine della misura ascendente, perché le stragi del 74 rappresentano semanticamente l'opposto della strage del 69. La strage del 69 colpisce banche e altare della patria. La matrice è immediatamente visibile come quella di sinistra. Siamo alla fine del 68-69 e quindi l'elemento della violenza può essere fatto ricadere sulla sinistra. Nel 74 questo schema non funzionava più, perché la strage dell'Italicus, ma soprattutto la strage di Brescia, colpisce un comizio sindacale antifascista e quindi immediatamente la rappresentazione semantica di quella strage rompe l'incantesimo, squarcia il velo di costruzione nell'immaginario collettivo della matrice di sinistra dietro le stragi. Almirante lì si trova scoperto dentro questa meccanica, si trova a dover affrontare una serie di problemi anche personali, ma sa benissimo che le connivenze di cui può godere lo tuteleranno. Restiamo nel 74. Hai citato giustamente come momenti, i due momenti più tragici sono stati il 28 maggio, Piazza della Loggia, ricordo, 8 morti e 103 feriti, e poi il 4 agosto c'è stata l'Italicus. Delle Chiaie, noto personaggio della parte extraparlamentare di destra, ha affermato che il 74 fu un anno tragico per noi, loro, a dimostrazione di quanto si sono trovati in difficoltà, proprio per come diceva poc'anzi Davide, perché era talmente evidente la matrice degli attentati che non c'erano possibilità di scaricare sugli altri le colpe. Ma la domanda che ti posso fare, che sono due domande: è vero che Almirante ha persino avvertito al capo dell'antiterrorismo Santillo che ci sarebbe stato un attentato all'Italicus, commettendo, ovviamente ispirato da un suo faccendiere neofascista extraparlamentare di destra che forse aveva saputo, però in realtà sbagliando binario e giorno che partiva il treno, per cui anche questo non gli ha fatto, non ha giocato molto il suo favore. È stato uno sbaglio, è stato un errore, è stata una fuga in avanti di un gruppuscolo incontrollabile, Almirante addirittura che voleva prevederlo. Cioè ci sono delle cose che non riesco a darmi delle risposte. Seconda parte della domanda, che è quella per me più difficile da dare risposta, perché io personalmente non me la sono riuscito a dare: è vero o non è vero che l'onorevole Moro stava salendo su quel treno per andare a raggiungere la famiglia che era in vacanza? Il treno era in Roma Brennero, che era in vacanza in Trentino e fu fatto scendere al momento dai servizi con la scusa che doveva firmare delle carte urgenti e ha perso il treno è partito lo stesso? Cioè il percorso del treno, il fatto che la famiglia di Moro fosse in vacanza in una località del Trentino in cui lui scendeva a Trento e raggiungeva questa vacanza, il fatto che sappiamo le connivenze che ha Moro e quanto nemico fosse della destra Moro, perché Moro era l'uomo che doveva fare l'apertura a sinistra, è l'uomo che era l'antitesi dell'altro cavallo di razza Fanfani,
l'uomo che è stato sconfitto da Leone per diventare Presidente della Repubblica con l'appoggio del movimento sociale determinante anche quella volta. Cioè l'uomo, Moro è l'uomo che alla fine lo hanno sequestrato anche per farlo tacere. Questo lo dico io di mia iniziativa. Quello che dici rispetto all'Almirante e alle informazioni che dà è un fatto accertato, acclarato in sede giudiziaria, in sede di commissione stragi del Parlamento. Cerca di dare indicazione, sbaglia orario e treno, ma insomma l'impatto è oggettivamente molto forte. Il capo di un partito comunque che siede in Parlamento dalla prima legislatura della democrazia repubblicana annuncia per informazioni d'ambiente la prossimità, l'imminenza di un attentato stragista sul treno. È una cosa che realisticamente fa impressione. L'Italia è un paese strano, dove succedono cose molto strane. Allora, Moro durante il sequestro risponde in maniera scritta alla domanda dell'interrogante del BR su Piazza Fontana, così. Veni raggiunto dalla notizia dell'attentato di Milano, quindi diciamo che passano almeno un'ora, un'ora e mezza prima che venga accertato che si tratta di una bomba, perché la prima versione della strage di Piazza Fontana è l'esplosione della caldaia. Quindi Moro scrive: veni raggiunto dalla notizia dell'attentato di Milano nella tarda mattina a Parigi, dove ero come ministro degli esteri per l'Italia, partecipe del Consiglio europeo, che doveva tra l'altro escludere la Grecia dei colonnelli dal consesso del Consiglio europeo perché era una dittatura. Quella Grecia, appunto, che aveva dato ospitalità e istruzioni e addestramenti paramilitari ai neofascisti coinvolti nella strage. Viene raggiunto dalla notizia nella tarda mattinata del 12 dicembre. La prima bomba a Milano esplode alle 16:37, alle 4:30 del pomeriggio. Quindi, nella tarda mattinata del 12, Moro viene avvertito che ci sarà una strage. Da chi viene avvertito? Ritorniamo alle famose domande dei giornalisti: chi, dove, perché e quando. Da chi viene avvertito? Dal suo braccio destro, Tullio Ancora, che è anche il canale di comunicazione col Partito Comunista. E infatti l'informazione a Tullio Ancora la dà Luciano Barca, il padre di Fabrizio Barca, braccio destro di Berlinguer, che telefona a Tullio Ancora e chiede di avvertire Moro di non tornare col volo di linea di Stato previsto, ma di prendere un altro aereo, di fare un altro volo, di fare un'altra rotta e tornare in Italia in un'altra maniera. Perché quel pomeriggio, evidentemente, gli eventi che stanno per compiersi potrebbero mettere a rischio un personaggio come lui, appunto, quello dell'apertura a sinistra, quello del dialogo, delle convergenze parallele col PC. Proprio nell'ottica dell'involuzione autoritaria di cui parlavamo prima rispetto a Piazza Fontana. Quindi, qual è l'immagine che ci viene restituita da questo racconto? È l'immagine, io uso sempre questo, diciamo, a livello di metafora, quella di un acquario, sì, dove c'è l'acqua trasparente, nuotano un sacco di pesci dentro questo acquario, i vertici politici li vedono tutti. In commissione stragi, Paolo Emilio Taviani, uno dei massimi vertici della Democrazia Cristiana, nonché responsabile della State Behind italiana, cioè di Club italiana, dirà che la mattina del 12 dicembre chiama un carabiniere, Fusco di Ravello, infiltrato in Ordine Nuovo, e gli dice di prendere un aereo da Fiumicino per Milano per intervenire e bloccare una data operazione.
La figlia di Fusco di Ravello ha testimoniato e ha raccontato che il padre tante volte le ha raccontato che il più grande cruccio della sua vita è stato quello di essere corso a Fiumicino dopo aver ricevuto quest'ordine, aver tentato di prendere il primo aereo per Milano, ma aver sentito per radio che già c'era stata l'esplosione dentro la Banca Nazionale dell'Agricoltura a Piazza Fontana. Quindi questo carabiniere non prende l'aereo, che a quel punto è inutile che prenda, e rimane a Roma. Quindi c'è un tentativo di intervento per bloccare l'attentato a Milano, il che significa che se c'è un tentativo di intervento per bloccarlo c'è anche la conoscenza pregressa di quello che sta per succedere. Con questi due semplici aneddoti noi copriamo un buon arco parlamentare: la sinistra democristiana, i vertici anche diciamo dell'area più moderata della stessa DC, passiamo per il Partito Socialista e arriviamo fin anche ai vertici del PC. Queste informazioni serviranno a tutto questo schieramento per bloccare l'operazione di svolta autoritaria che si può innestare con Piazza Fontana dentro il nostro sistema democratico costituzionale, perché il PC, la Democrazia Cristiana nella sua componente progressista e naturalmente le altre forze della sinistra e del sindacato riescono a bloccare questa meccanica, questa disposizione. Lo riescono a bloccare grazie sostanzialmente a due passaggi. La Democrazia Cristiana lo blocca la sera stessa del 12 dicembre, perché un suo esponente ultramoderato, Mariano Rumor, all'epoca presidente del Consiglio, rifiuta, ed è l'unico dei tre di cui dicevamo prima, Presidente della Repubblica, Ministro dell'Interno, Presidente del Consiglio, a rifiutarsi di firmare, di controfirmare la proclamazione dello stato d'emergenza secondo il testo unico di legge di pubblica sicurezza.